fatto 22 anni di Alto Adige. Ma tu capisci lo spagnolo? Sì. Il mio perfetto. Tre riflessioni su tre cose che mi hanno molto colpito, perché sono oggetto di quello che mastico in questi giorni. Sono che quando cambia un'era, quando cambia un modo di vedere le cose, ci sono tantissime persone che si chiedono come e perché fare le cose, però pochissime persone di un certo tipo che si chiedono che chiedono il cosa e il come, ma pochissime persone chiedono il perché succede questo. E mi fermo su due cose che ha detto il professor Zamani, per me fondamentali, che moltissime, non solo manager, ma anche esseri umani, hanno la responsabilità di qualcosa, ma non sono responsabili di qualcosa. Non sono responsabili nel senso che proprio la parola, nella sua etimologia, responsabilità, che vuol dire essere abili alla risposta, non sanno cosa vuol dire. E quindi questo punto fermo ci porta al fatto che la responsabilità, unita alla parola autonomia, che vuol dire darsi delle regole, tutti, io frequento da 40 anni ormai le aziende, i nostri imprenditori, parlo anch'io per il mercato italiano, un po' per il mercato tedesco, diciamo, per esempio non sanno neanche fare un piano. Ed è importantissimo questo. Allora, queste persone, ma anche gli esseri umani normali, parliamo dei padri di famiglia con tutto quello che sta succedendo adesso con la gioventù, fanno domande, ma non c'è nessuno abile alla risposta, non c'è nessuno che sa dare le risposte sul perché. Quindi cosa tentiamo di fare? Tentiamo di porre dei cambiamenti, di imporre o porre dei cambiamenti, senza sapere qual è l'origine dei cambiamenti, del perché bisogna porre dei cambiamenti. Allora su questa riflessione, è un mondo molto vasto quello che diciamo tocca questi argomenti, ma come uomo di marketing dico che costruttivamente ci sono le strategie, poi ci sono le tattiche, poi le operatività. Alcune persone devono pensare alle strategie, non si può pensare subito alle operatività o alle tattiche, perché se non diamo un senso alle regole, le regole non possono essere applicate. E da questo punto di vista una differenza sostanziale la dà il carattere, che è il contesto che ci siamo creati e che la nostra mamma e il nostro papà ci hanno dato, e anche io, eccetera, eccetera, in confronto a quelle che sono le nostre attitudini biologiche. E noi molte volte, non è colpa nostra, ma non siamo stati formati per capire quali sono le nostre attitudini biologiche per fare delle cose. E questo secondo me è uno degli argomenti base che le guide, chiamiamole, del mondo che si chiede il perché, deve iniziare a mettere dentro nella formazione di cui diceva anche lui e anche altri, perché se non andiamo alla fonte di perché una persona, un imprenditore, si comporta in una certa maniera, non possiamo definire se è in grado di comportarsi in quella maniera, non riesce a sintonizzare la sua biologia con il ruolo che deve prendere. È inutile che ce la stiamo a contare, qui anche i grossi poteri politici, economici, sindacati e quant'altro non hanno la competenza per capire quanto è importante avere la competenza relazionale su questa cosa qui. E il secondo punto importantissimo è che ritengo assolutamente che il potenziale del cristianesimo, chiamiamo così, può essere protagonista di dare questi semi, diciamo, al mondo che fa le strategie. Secondo me, con molta umiltà però lo dico, deve essere in grado anche quel mondo di portare il progetto, la logica del progetto, verso una relazione, perché sennò resta per se stessi, verso il risultato. E quindi, dopo tanta teoria e tante, diciamo così, modi di vedere giustamente, perché senza la teoria non si possono portare risultati, con uno, due o tre esempi calare nella realtà cristiana questo modo di intendere anche la biologia umana. E quando prima il professor Zamani diceva che esistono le sostanze che riescono a modificare il comportamento dei neuroni, probabilmente la terza che non gli veniva era la dopamina,
Quindi praticamente inserendo adrenalina in tutti i modi, compresi con i network, con i internet e vari modi, tu acceleri quello che è il processo appunto adrenalinico. Non tutti gli esseri umani lo possono, possono reagire a questo processo. Così come si introduce un processo della, della serotonina, non tutti gli esseri umani, famosa sostanza dell'allegria, no? Non gli va bene questa, questo tipo di ragionamento. Allora, siccome è meglio prevenire che curare, dobbiamo essere in grado di porre queste basi nei, nei mondi importanti, perché ci sono in questo momento dei questi semi, queste cose, che lo stanno tentando di portare nelle società, anche private. Ci sono degli imprenditori molto importanti che si sono posti questa domanda e iniziano ad avere dei perché. Ultima ragione, sul discorso della, della competenza relazionale pura, okay, che è la conseguenza appunto di essere preparati a capire non come parlare la propria lingua biologica con un altro essere, ma di recepire i messaggi che la sua lingua biologica recepisce quando noi emettiamo un messaggio. Qui l'Italia è dietro anni luce di questa scienza, perché maturata da McLean tantissimi anni fa è stata portata avanti. Vi do un dato, anzi due dati vi do. Uno è, diciamo, confutabile, che di questa scienza in Germania ci sono 950 trainer da 50 anni e gestiscono se no il 20% del mercato. In Italia si inizia adesso ad avere qualche formula. Perché? Perché era delicato orientare le attitudini delle persone, quindi orientare quello che un ragazzo, per esempio, può voler fare con la sua attitudine biologica. Cioè un figlio che è preciso, piace la matematica, è orientabile verso l'ingegneria o materie tecniche così, vado dal professore, il professore mi dice: mi dispiace, io non posso intervenire perché non posso orientare niente. In Europa non è così, in Europa si coltiva l'orientamento dei ragazzi. La seconda è una novità che mi ha proprio in una riunione che ho avuto ieri qui mi è andato, che l'Università La Sapienza di Roma sta iniziando un percorso di ricerca, La Sapienza di Roma, sta iniziando un percorso di ricerca per capire, sommando tutta la formazione che è stata fatta negli ultimi anni, 10 anni, eccetera, come mai con tutta questa formazione siamo ancora così indietro? E questa è un po' la scoperta dell'acqua calda, perché anche se noi come Italia prendiamo pochissimi soldi in confronto a quanti ce ne sono disponibili di formazione, trattiamo la formazione come una causa, no? E invece la formazione deriva proprio dalla competenza relazionale che si può avere dalla formazione. Ora io non posso andare in un'azienda dove c'è un imprenditore di 60 anni e dirgli devi cambiare tutto. È lui che conosce l'azienda, però posso dargli gli strumenti che uno, 60 anni scusate anche la mia età, per cui mi sono un po' impegolato nell'età, non sa che esistono i modi di relazionare, della competenza relazionale, per cui quando un individuo della sua azienda, un collaboratore, lui stesso, ha pochissima competenza relazionale, anche se ha tantissimi stimoli, è nella zona dello stress. E questo è un fattore base che non conoscono i nostri imprenditori, ma neanche i nostri papà. E la domanda, quando torna un ragazzo da scuola, è sempre quella: come va? Come è andata? Punto, fine. Invece che cercare lo stimolo del perché, non del cosa, del come. Ecco, questo è un po', diciamo, l'osservazione che mi è piaciuta molto del professor Zamagni sul discorso della responsabilità. È veramente un cuore delle aziende, perché sia come la famiglia che è un'azienda, sia come l'azienda stessa, penso che il potenziale cristiano possa incidere non solo con l'omelia, nel senso della predica, no? da farsi, ma con il coinvolgimento etico, ma anche consapevole di che cosa sono queste cose. Perché uno continua a dire sì, se no però non condivide. Grazie Anthony. Con rispetto al tema della cultura por consenso, io credo che sta molto relazionato también.